sia aperta al Museo della Storia del Genoa al Porto Antico la mostra Matite Pennelli Rossoblù, le caricature di Franco Buffarello. Buffarello, 70 anni, caricaturista di livello internazionale, inserito nella lista dei 10 migliori al mondo dal Salone Internazionale delle Caricature di Montreal in Canada, in carriera ha collaborato con prestigiose testate quali Il Lavoro, Il Buongiorno, Tutto Sport, Guerin Sportivo e diverse testate TV, tra queste Telecittà, Telegenova e Rai Sport. Franco Buffarello e la sua mostra al Museo del Genoa, per il Genoa che poi è nel suo cuore. Raccontaci un po' cosa si vede in questa mostra, cosa hai portato? Dunque, ho portato intanto l'amore per il rossoblù, che finalmente ho usato molto, le matite e i colori rossoblù. Poi ho cercato di fare una specie di purpurì tra i giocatori di questo campionato e i giocatori nostri, le vecchie glorie, diciamo così. La mostra inizia oggi e durerà fino a metà settembre. Mi auguro che molti appassionati come me dei rossoblù riescano a fare un salto. Io credo che sia venuto un bel lavoro, anche se me l'hanno ingrandita in maniera incredibile, che tecnicamente vuol dire vedere degli errori che... Quando... Ma allora non ce ne sono. Beh, non sta a me a dirlo, comunque sì, sono tecniche, è un po' una tecnica particolarmente lunga, insomma, per farne una caricatura ci metto circa dalle 5 alle 7, 8 ore, dipende molto dai capelli. Difatti, allora facessi noi. Sì, perfetto, io quando ho dei giocatori così spettinati sono più felice. Ecco, quindi dai 5 alle 7 ore, quindi quante caricature sono? Un lavoro enorme. Sì, abbastanza lungo, adesso qui non ho idea, ma saranno una 17, 18, non sono riuscito a fare proprio tutta la rosa completa del Genoa, ma insomma ho fatto quelli più rappresentativi. Diciamo. Però una grande soddisfazione. Sì, più che altro per essere qua. La mostra presenta ingrandimenti digitali di ritratti caricaturali di molti dei componenti dell'attuale rosa del Genoa e quella di mister Alberto Gilardino, calciatori ed allenatori rossoblù del passato e personaggi vicini al Genoa, quali Fabrizio De André, Don Gallo, Gino Paoli, Francesco Baccini e tanti altri. L'esposizione resterà aperta sino al prossimo 15 settembre.